Due. Un arrivo, una giovane bravissima conduttrice di Rai 1 con noi, Elisa Esoardi. Ciao, buonasera. Elisa, buonasera. Il ritorno più gradito, una grande attrice nonché carissima amica, vero. Gloria. Non si è fermato mai un momento. Vedo che la giuria ha apprezzato. Molto. Sì, bene. Molto. Era tutto meravigliosamente bello, ma c'era come un disturbo, non so, una voce. Ormai la signora Cinquetti fa il lavoro anche. Primo giudizio, iniziamo con la giurata nuova, dai, la prima volta che viene con Elisa. Sei mostri, piccoli mostri di bravura, complimenti davvero, queste voci spettacolari. Davvero bravi? Sì. Come sei? Giusti. 7, 8, 9. No, il Frizzi mi ha perso un attimo sull'acuto. Sì, mi ha perso sull'acuto, quindi... Max! Grazie Elisa, grazie. L'acuto. Scusate, vorrei il mio... Ed ora le forche caudine di Gigliolo Cinquetti. Sera una gara, chi stona di più? Votate 1, grazie. Invece... Buonasera al pubblico tutto. Ciao, siamo emozionati. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salse. Signori, signore della giuria, date la vostra preferenza. Sono eroiche queste signore. Sono... Elisa, è una grande responsabilità. Lo so, però vogliamo parlare del volto di Fabrizio Frizzi quando balla? Che volto, brava, è? Che volto è? Adoro Fabrizio. Grazie. E venti. Mi scusi, sì. Classica, ma ha avuto successo questa invenzione? No. Poi quando devi attraversare la strada, non ti fanno passare, tu allora che fai? Ecco qua. E voilà. Sì. E voilà. E voilà. È un po' macchinosa. Voilà. No. Ecco. Hai le strisce pedonali. Sì. Attraversi la strada e le macchine si fermeranno. Poi quando arrivi dall'altra parte, strisce pedonali. Ecco, ma ha avuto successo questa invenzione? No. E finché Honduras fa Verduras, che è il detto popolare hondureño. Bene. Beh, quindi ti chiama, ecco, mentre tu fai ginnastica, sì, ecco, come si ti chiamano. È buono, ma non è finita. Io ho trovato le invenzioni di Cristiano delle genialate pure, soprattutto il cappello con... Per la posta. Con la sirena. Mancava la sirena. Frizzi! Un puledro. Allora, domiamo il puledro, datene il vostro voto, prego. Già con Frizzi, Lazzi, Max, ti siete un po' salvati con Furia, con Mal, ti e poi dirò la mia. Ah, c'è lei critica e basta, neanche vota più. Signora Gigliola Cinquetti, lei deve votare. Ha cantato malo. Max ha cantato malo. Bello entusiasmo, complimenti, abbiamo anche risvegliato i ricordi. Frizzi! Vai, papà! Anch'io ho un cuore di mamma e ho perso la mia battaglia. Da parte nostra. Questo scambio di ruoli mi faceva prevedere che poi... Gloria? Io vi ho trovato. Avrei voluto vedere quel virgulto di Fabrizio come mamma l'ha fatto, quindi Max... Cosa? Sì. Allora, il mio gruppo preferito in assoluto, straniero. Che gentile, grazie Gloria. Che coraggio con Vacanze Romane, però voglio premiare Frizzi per l'impegno, bravissimo. Una grande... Dico la verità, non è... c'è anche lì un mercato fiorente nei paesi, contenta la nostra giuria, con un tentativo di sfidiamo al vestito o a chi lo indossa. Guarda la sfilata di moda che avete senz'altro seguito con interesse, ho visto proprio nei vostri occhi. È vero, è buono. Bellissimo. Max molto Zoolander, veramente. Zoolander. Gloria? Questa era una cosa che vi mancava nel vostro repertorio. Lascia andare, finta la barca va. Dubbio che è molto brava. Senta Frizzi. Brava, è molto brava. Oriette Berte, Berti, rurale, prego. Vai. No, ma come Elisa? Non c'è qua la foto di Oriette Berti. Guarda, facciamo così, votiamo una canzone. Allora, io ti darò di più.
Io ti darò di più. Andiamo tutti insieme. Vinto io, guarda. C'è lui. Vinto io. Gigliola, fammi vedere chi vince. Mentre la tua Orietta Max cantava Io ti darò di più qui, l'altra Orietta. You. Beh, dobbiamo ringraziare questa cara giuria. Bellissima giuria. Vorrei ringraziarli perché sono stati anche molto carini e simpatici. È la prima volta che ci vengono a trovare e grazie tantissimo ad Elisa Isoardi. Grazie a voi. Grazie a Gloria Guida. Con Giulio Scarpati, in bocca al lupo. Grazie. La ringrazio.